Mediaset, contratto a Serena Bortone, ecco dove la vedremo. Serena Bortone è stata al centro dell'attenzione nelle ultime settimane a causa di una forte polemica con la RAI. Tutto è iniziato con la decisione di non trasmettere più il monologo antifascista dello scrittore Antonio Scurati, in occasione del 25 aprile. Sui suoi social, la Bortone si è lamentata sostenendo che fosse una vera e propria censura e che la RAI non l'avesse avvisata di questa decisione. Successivamente, la conduttrice ha deciso di leggere il monologo di Scurati all'interno della sua trasmissione, nonostante lo scrittore non fosse più ospite. La giornalista ha ricevuto grande supporto da parte delle sue colleghe, soprattutto da Francesca Fialdini e Francesca Fagnani, ma quanto accaduto ha provocato forti tensioni con la RAI. I dirigenti non avrebbero apprezzato questa sua iniziativa e la sua presa di posizione. Inizialmente circolavano voci di un provvedimento disciplinare, ma sembra che ora l'intenzione sia quella di non rinnovare il suo programma. In tutto questo, sembra subentrare Mediaset, poiché, secondo molte indiscrezioni, potrebbe essere proprio Canale 5 a offrirle un nuovo contratto. A far pensare questo è la sua imminente ospitata a Verissimo, che è stata ufficialmente confermata. Appare strano che la conduttrice sarà presente in una trasmissione Mediaset mentre compare ancora in Rai, e tutto fa pensare che presto possa esserci un trasferimento. Si stanno moltiplicando le indiscrezioni su Serena Bortone e su quale potrebbe essere il suo futuro in Mediaset. Innanzitutto, a quanto pare a Verissimo la conduttrice non dovrebbe fare cenno alla questione della censura in Rai. L'ospitata dovrebbe avere la sola funzione di promuovere il libro appena uscito della giornalista e quindi la Bortone dovrebbe parlare proprio di questo. Intanto, secondo molte voci, anche la Bortone sarebbe passata al 9, come hanno già fatto Fabio Fazio e Amadeus e come potrebbero fare anche molti altri conduttori. Ma tutto sembra far pensare che la conduttrice possa passare al timone di Pomeriggio 5. Infatti, Mirta Merlino non ha ottenuto il successo sperato e ora l'idea di Mediaset sarebbe quella di rilanciare il programma con un volto molto amato e, ultimamente, anche molto discusso. Serena Bortone potrebbe essere la candidata ideale e sono in molti a sperare che succeda proprio questo, ma per ora non sono ancora arrivate conferme. Con l'avvicinarsi dell'inizio della nuova stagione televisiva, sicuramente arriveranno conferme o smentite. Voi che cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Serena Bortone al timone di Pomeriggio 5 o di altri programmi Mediaset? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti.